Bentornati su Foglierkraft. Evviva! Questa volta vedremo una partita di Loris incredibilmente non contro Kuma, ma contro Briccio, uno degli NF team. Chiudila subito perché allora non va bene. No, infatti io volevo vedere la terza partita dove Kuma tipo mangiava la tastiera per la rabbia degli Helion. Sì, dopo aver fatto un rush di Overlord. Allora, vediamo Mirror Match, la mappa è Blackwater Gulch, già vista nel... È Backwater, è acqua che torna. Sì, è vero, Backwater. Ci deve essere una cascata allora da qualche parte. Sì, no. Vediamo, cerchiamo una cascata. Una sorgente. In mezzo, ai due occhi, guarda. No, devi capire che l'acqua è andata via e stanno aspettando che torni. Esatto. Ah, giusto. Questo è il nome della mappa, no? Dicono, prima o poi tornerà, giustamente. Attenzione, vediamo che Breach è un attimino in vantaggio rispetto a Loris nella costruzione del deposito. Curioso che chiuda Loris. Cioè, non ha mai chiuso contro e chiude contro un Terran. C'ha ragione. Perché vuole spiazzare l'avversario che pensa di entrare invece di a meno che non chiuda perché vuole nascondere qualche strategia particolare. E se l'avversario vuole scoutarlo, forza uno scan. Magari un Battlecruiser Rush. Sì, che in questa mappa si presta perché se costruisce lo spazio porto vicino, tipo vai in basso. Tipo qua. No, tipo qua. Non su quell'altura, tipo ancora qua. Più di lato. Lei non è più vicino, eh. Vabbè, sai com'è, molto meno di farsi tutta la mappa in diagonale. Anche oppure a destra dove c'erano i cespugli. Sopra. Dove? Cespugli? Non c'erano cespugli, comunque sull'altura a destra. Basta, è una cazzata come al solito, insomma, no! Basta. Vabbè, comunque, non speculare la build d'apertura. Sì. Cioè, proprio speculare. Ha messo la caserma a chiudere, Loris. Dai che fa qualche strategia burfaldina. Via, Loris, fammi una strategia burfaldina. Burfaldina, così questo liote viene e ti mangia tutti i marine. Un'unità biologica. Ci tengono specificamente. Perché quei 10 HP potrebbe... Attenzione, questo SCV va a cercare carne come Age of Empire. No, invece no. Allora, Breach non fa il marine, ma piazza un modulo tecnologico. Eccolo qui. Cosa vorrà andare questo bruffaldino di non un bel marauder? Non siamo molto esperti dei Terran. Illuminati. Sì, neanche Terran è molto esperto dei Terran, perciò basta, cioè non lo sappiamo mai. A questo punto ci sono due opzioni per lui e potrebbe la fare... stiamo già vedendo un'opzione. Si chiama Marauder. Il famoso Marauder qui razzi. Il Reaper. Mietitori, anche se... Cosa? Anche se? Boh, cioè è un po' in ritardo. Ma lo usa per scoutare alla fine. Alla fine sì, ci può rompere le palle. Fabbrica qua. Per Loris. Vediamo se le possibilità sono 1-1-1. O Mario Push. Tank. No, si è sbagliato. La partita non è contro Kuma. Ma secondo te pensi di essere contro Kuma? Sì, anche secondo me. Ormai è abituato. Dice. Adesso tipo fa il drop di Helion. Dice, ma dove sono i droni? Lo vede? No, glielo scouta benissimo. Diciamo che Loris ha avuto anche culo, perché sì. Un secondo dopo questo. E adesso terrà i marini in base pronti. Fast expand per Breach. Fast expand di mietitori non l'avevo mai vista. No, infatti, perché se Loris pusha non so bene con cosa dire. Sì, infatti, anche il mietitore, vabbè, fa tanti danni contro gli edifici, ma si ferma. Due mietitori. Fa 9 danni contro le leggere. Punterà magari a un po' di arras sulla linea mineraria. Bravo. Tre racks per Breach, mentre fabbrica e espansione per Loris. La fabbrica è appena finita. Ha fatto qualcosa sulla fabbrica? Andiamo. Ma non ha fatto... Helion. Oh, bello. Ricordiamoci che gli SCV e Marine subiscono molto contro gli Helion. E sono unità biologiche, ci mancherebbe pure questo. Giustamente. E sono leggere. Anche se gli SCV in realtà nella storia non sono biologiche, soprattutto nei libri. Sono sempre dei robottini. Ma dentro il robottino c'è l'omino che comanda. Comunque. Sei sicuro? No, sì. Guarda, c'è il libro a destra. Lo so, cazzo, ma nel libro. No, anche sono tipo i cosi di tipo Alien, gli esoscheletri di Alien. Abbiamo presente tutti, no? Bene. Esatto. Tutti hanno presente. Tre Reaper push. No, viene scattato questo liote. Un povero liote. Che ovunque. Guarda com'è bellino. Non lo ucciderebbe con un colpo. Sì. No, sì, ne uccide. Ha 2 attacchi da 9. Ah, già. Contro leggere. Ma non è vero. Bello il posizionamento. Massacro di Reaper. Questo Reaper corre a casa urlando perché non può fare nient'altro. Intanto questi Alien sono arrabbiatissimi. Scusa, cosa si difende? Che c'ha la difesa? Niente. Cioè, ora se l'attacco è morto, Cioè, non c'è vuoto. Un bunker vuoto che è un bunker. Il Reaper. No, c'è il liote. Questo è il bunker del troll. Ah, però quel Marauder. Bravo, ha reagito bene col Marauder, Beh, sì. No. Guarda.
non ci prova neanche a bruciare il Marauder, non gli fa nulla. Gli frega, ma è biologico il Marauder, eh? Cioè. Sì, ma è corazzato. Gli alien hanno i corazzati, tipo fanno 3-4 danni. Ma è biologico e corazzato. Sì, ma... Sì, ma... No. No, sì, boh. Comunque vediamo che pare tutti gli SCV. Scusa, schiaccia su Nelion per vedere quanti danni fa le corazzate. Contro leggere, non contro biologiche. Ah, ok, c'è ragione. È potenza della fiamma blu, se non sbaglio, contro biologiche. Leggere, e di nuovo. Ma non era contro il biologico un tempo, basta, esatto? No, sono... dei Terran, chi fa danno tanti contro le biologiche? Nessuno. Nessuno? No. Si dividono soltanto le biologiche. I Ghost. Sì. È vero. I Ghost. Ma lo so io, non lo sa il Terran, lo so lo Zerg, vabbè, basta. Non ho parole per tutto questo. Intanto vediamo che si sta espandendo soltanto ora, anche se questa espansione è resa futile. Ma il lavoratore è ucciso. Visto che gli ha spaccato una marea di lavoratori. Su, guardiamo le unità. Su cosa? Sono 14 SCV. Neanche quando il nostro Terran gioca ne ha così pochi. Sì, che ne lascio 12, quindi li avrebbe persi tutti. 12 su 3 basi. Quindi sono 4, lavorano con un sacco di spazio, il sindacato non gli dice niente. Esatto. Sei proprio un furbone, sei. Vabbè, intanto sta facendo un push. Burfaldino. Si manca, no? No, lui lo vede. Lui lo vede perché è arrivato all'occhio. Lo vede pieno. No, però gli vede, intanto sono questi due marini. Oh, attenzione, no, Elion! Però come ama gli Elion Loris, intanto non ho mai visto una persona così più festiva. Guarda i marini come stanno male. Ma come stanno male, quei poveri marini a 3 di vita. Hanno un caldo, quei marini. Madonna, come sono rossi. C'hanno un'armatura sciolta. E vabbè, questo bunker non sarà mai pronto in tempo. Nel frattempo con gli alien è andato a lasciare i minerali delle basi espansione. No. Sì. No, basta. Basta vedere quanti SCV ha perso, se ne ha persi altri, ha ragione in terra. Uno. Uno. Non è indicativo. Ecco. Come vedete, perché puoi avere sempre torto in qualsiasi cast? È incredibile. Guarda, cioè. guarda base espansione. Ma cosa guarda base espansione? Guarda. C'è una Banshee, bravo. Vabbè, mi sono sbagliato, però c'era un attacco in corso. Di che non ha spaccato niente. Comunque Loris, devi fare qualcosa qua, eh. Oh, bravo, prendi il tuo carro e spari fortissimo. Il tuo carro senza piazzamento. Perfetto. Questi SCV qua che stanno lavorando alla che stanno guardando. Stanno aspettando che il bunker venga danneggiato. Guarda come ha chiuso la rampa di santo con un sacco di cos'è? Un parco auto questo, eh. bravo. Loris, si è fatto un po' un fail qua, chiedendoti col carro prendendo scoppio. Ma guarda quel come grasso. Anche se secondo me Loris ha sbagliato, poteva usare quei miliardi di SCV che aveva per riparare. No, ma uccidilo, scusa. Oh. Per riparare i carri. Sì, effettivamente. Vai, perfetto. Qui c'è un certo Marco Rossi. Quel bastardo di Marco Rossi. Chissà chi è che insulta. Abbiamo usato pure un fese da 2 centimetri di distanza. Incredibile. Ma chissà chi è. Problem. Vabbè, comunque va di fiamma blu. No, comunque sono d'accordo con Marco Rossi. Basta. Stacchiamo il cast. Andiamocene. Basta, andiamo. Fiamma blu, comunque Mac Play mi sembra contro Bio Play, secondo me. Guarda i Marine come sono finiti. Come non vengono focussati, mi sembra. Ma vabbè. Se gliene ha tirati giù tantissimi i Marine. Guarda. Pochissimo micro, poteva sfruttare la velocità. Piazza quel carro in nome di Dio. Ma nel carro non c'è il piazzamento, sì. Lo ripara. Vai. Salva. Bravo, questo mulo è l'eroe del giorno, basta. Ammiriamo questo mulo. Bravo mulo, sei l'eroe del giorno. Quanto hanno di corazze e muli? Ma perché c'è una corazza e muli? No. In cazzo, no. Eh? Okay. Magari. Sai tanto sono Terran, che ne sai tu? Sì, effettivamente. Comunque, perché non faccio 2000 danni. Punta di Mono Elion a questo punto. Sì, ha bisogno del gas, però non ha ancora... Mono Elion è una Banshee. Che però è sparita, perciò... Ma sono persa la Banshee, ero distratto a chattare. Mentre prima stai dicendo, guarda ci sono gli Elion, invece c'era una Banshee. Però vabbè. Guarda queste Banshee qua. Perché ha due punti verdi che potrebbe... Però sette uccisioni, mica cazzo. Potrebbe anche... Lavoratori uccisi? Potrebbe anche ripararla, già che c'è. 14. Però ho ucciso più unità Loris rispetto all'avversario. Lavoratori uccisi, infatti, per me fa un sacco di fatica a riprodurre ogni volta l'esercito. Ma sì. Loris non ha le APM alte, ma ha un gioco molto solido, mi sì, sembra. Sì, ha un gioco da poche APM, ma fatte bene. Non come Kuma, che aveva tante APM, ma fatte a 300 caso. 300 APM sulla produzione dei bundling. Tipo, continuava a premere A, nonostante stessero già morfando in bundling. Sì, alla fine scoppiando loro quando uscivano fuori. Sta scattando pieno tutto l'esercito. Sì, anche perché qui quanti ci sono 7 Elion. Bello però il Mac Play contro un Terran da parte di Loris.
Loris. Sì, sì, soprattutto perché non si è mai visto. Fa scoppiettare il bunker, il sì, che gli permette di recuperare il 100 di minerale. No, 75, nel fatto nell'ultima non so patch. Non so se questo game proviene prima dell'ultima patch. Sì, è prima dell'ultima patch. Allora 100. Quindi 100. Cioè in questa patch. Ah, ok. Basti contadini se non sei un cazzo, Vai, Helion Push, come piace fare al nostro Loris, visto che sì, è un feticista degli Helion. Fiamme blu, quindi Helion Push farà male. E una Banshee dall'altra. Vai, via, vediamo. Chi è che ha il controllo? Ah, questa Banshee la vedo malissima se incontra quella fanteria per sbaglio. Ma c'è il clock, hai il clock engage. No. Però non lo vede comunque. Non hai il clock. Non hai il clock engage, non sei un vero giocatore di Crysis, si vede. Peggio per te. Allora, cosa voleva fare? Voleva vedere se giustamente si controllava, manda un marina a dire guarda tu che noi abbiamo paura. Manda un marina a controllare anche questo l'altra. Doppio attacco temporaneo. Vabbè, la bench possiamo lasciarla perdere per il momento perché sta andando su una base d'espansione. Non so non so se sta tirando tutti No, ammazza l'SCV che sta costruendo quella base. Su, su, vai su, vai su. Su, 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 su. Non sì, ha ammazzato l'SCV. E ha tirato l'attenzione in tutto l'esercito. Nel frattempo c'era un drop in fuggi, in nome di Dio, fuggi! Corri! Potrebbe forzare uno Steampact. Sì, se lo No, non glielo Steampack. Non glielo forza. Gli Helion, dove sono? No, sono ancora là. Gli Helion sono qua. Eccoli. No. Dove cazzo siamo persi il drop in base. Ah, eccoli qua. Qua che ha fatto un massacro. Ci vediamo. Per seguire la bench ci perdiamo le azioni più eccitanti. Sì, ma purtroppo Loris devi smettere di fare più azioni contemporanee perché abbiamo vai, una visione sola. Peccato. Lì va con la nave medica. Bravo. Vediamo un po' quanti lavoratori uccisi mentre noi pensavamo alla Banshee. Tanti. 11 rispetto a prima che erano 14. Ma Loris di santo altri carri. Guarda che adesso Breach appena pusha si trova contro un fuoco di sbarramento dei carri. Visto che dovrebbe iniziare a droppare Breach. Quanti sono? Vai, piazzali tutti di santo, questo si avvicina al primo marine e muore. Ma di infarto, non muore perché viene colpito, Vediamo. Sgamma la base d'espansione in pieno e anche persa. Potrebbe spaccargli, se gliela spacca. Ma non penso. Sì. Oddio, non penso. Ha fatto 2 metri e è già sotto metà vita. Questi marini sono micrati bene, però non penso ce la faccia a spaccarle. Ma guarda, sì. Non ce la fa. Dà visibilità alla nave medica. Non ce la fa. Non ce la fa. Che c'entra? Il raggio è quello, Vedi, non... Ah, 3, 2, 1, no! Non è stato lui, è stato il fuoco. Vabbè, pur sempre. Oh mio Dio! It's over 9000 carri. Ma sono oppati i carri come sì, tech. No? Guarda un attimo, perché Breach sta facendo upgrade per. Ma guarda! Però qualcuno adesso, gentilmente, mi spiega perché Breach sta facendo l'upgrade per i veicoli. C'ha 3 carri. E perché Loris non li ha fatti? Non lo so. 8000 carri. Hai giusto, sono d'accordo con Loris. Mi dice, chi se ne frega se un carro fa 5 danni in più? Io voglio... Helion sono talmente tanti che riescono a fare danni significativi ai Marauder. No, corri, vieni qui in questa fortezza planetaria portatile. Ma poi guarda come sono disposti i quadrati. Pratici e buoni. Oddio, cioè... È un massacro con quei. E ti puoi prendere con questi, basta. Vabbè, dice, cerchiamo di far qualche danno. Ah, questo marino com'è arrabbiato. Madonna, come. Sto urlando per la mia famiglia! E niente, se ne sbatte. Spacca molto probabilmente. Io spacca, sì, ma se ne sbatte. Ora gli arriva in base con questo, quindi, vabbè, giustamente. Loris gli spacca la famiglia, quindi non vedo che sia il problema. Sì, appunto. Comunque, questa base continuerà a bruciare, e infatti brucia all'inferno. Vai, la piazza. Guadagna l'altipiano. Vabbè, fortezza planetaria contro carri che hanno più raggio. Discutici. Ci arrivano pure gli Helion. Cioè, Madonna, i fuochi d'artificio, Sì, bravi. Madonna, come arriva questo qui? Se gli tira giù tutto, gli tira giù. Sì, sì, non ci rimane più niente. Vabbè, cosa c'è da tirare giù ancora? Intanto con quelle poche unità. Gli è Breach... entrato in vaso. È entrato in vaso. Gli ha fatto base... un vaso. Sì, vabbè, ma c'erano, mi sa, abbastanza. Ha fatto un drop, però c'erano abbastanza Helion. E carri. Però mi sa che gli ha spaccato un qualche deposito. Sì. Guarda, quei Viking che spaccano tutto. Quei Viking che stanno spaccando. Cosa? La nave medica che è andata, che trasportava i superstiti. Vabbè, 2 superstiti ce ne sbattiamo. Vabbè, 3 basi da parte di Loris. Vabbè, Loris è andato di Hyper Mech, mentre l'altro sta andando di Hyper Bio, che non è una cosa buonissima contro i Mech, soprattutto contro, soprattutto no, contro quegli Helion. Ma basterebbero 5 Banshee, cioè, nel senso, alla fine è mono unità di terra. Sì, effettivamente sì, Fa qualche bug. Basterebbe un Thor, secondo me. No, un Thor no. Thor no. Lo massacra. Ah, no, è vero, carico. Ah, Madonna. Vediamoci nelle. Li ha piazzati in ritardo i carri. Sì, sì, li ha presi benissimo. Li ha presi. Vediamo un po' come si vede dal lato di guerra. Non ci sono. Quante esplosioni, poveri Marauder. Non voglio sapere le risorse perse. Però gli Helion sono passati. Ma...